Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Siamo alla GKN, ieri sera una serata speciale dedicata alla cultura con personaggi speciali, ma ci racconta tutto Dario Baldi che si trova proprio davanti ai cancelli della fabbrica di GKN. Buongiorno Dario. Ciao Teresa, sì, buongiorno. Per iniziare però partirei da quanto è successo questa mattina, ovvero con i lavoratori che sono partiti in direzione Maranello, stabilimento Ferrari, dove hanno consegnato simbolicamente un semiasse che sarebbe dovuto andare dentro una Ferrari, appunto, a dimostrazione di come probabilmente potrebbero delocalizzare appunto i pezzi per le macchine del cavallino rampante. Però ieri sera insomma è stata una serata lunga, iniziata intorno alle 21:15, un evento organizzato da Stefano Massini, fiorentino ovviamente, ma trapiantato a Roma, che ha dedicato un monologo, e poi insieme a lui Piero Pelù, altro organizzatore, ma anche Bobo Rondelli, l'orchestra multiculturale della Toscana, quindi di Arezzo, che viene da Arezzo, e anche i Manitoba direttamente da Firenze, e poi messaggi che arrivano dal mondo degli artisti, da Gianni Morandi, Adriano Celentano, passando per Vasco Rossi, Alessandro Gassman, attori come e registi come Michele Placido e Paolo Virzi, tante veramente le testimonianze a sostegno di GKN, perché come ha detto Massini, appunto, questo era uno spettacolo, una serata dedicata agli operai di GKN, ma il focus è su tutte le fabbriche che stanno lottando, anche gli artisti sono nella lotta con gli operai. Però io vi lascio al racconto della serata di ieri, una serata lunga di musica, di divertimento, per dire: noi siamo GKN. Vasco Rossi, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Michele Placido, Alessandro Gassman, Nada, Lodo Guenzi, Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Valera Solarino, Iax Tralicio, Ottavia Piccolo, Flavio Insigna, Carlo Verdoni, Paolo Virzì, Paolo Iannacci. No, non è il cartellone di un festival estivo, bensì gli artisti che, guidati da Stefano Massini e Piero Pelù, hanno portato la propria solidarietà in video alla GKN. Ieri sera, davanti ai cancelli della fabbrica, circa 1000 persone hanno potuto assistere ad un momento unico: il mondo dello spettacolo incontra gli operai GKN. Stefano Massini, toscano di nascita, ha fatto una pazzia. Riunire fisicamente Pelù, Bobo Rondelli, Manitoba e l'orchestra multietnica ad Arezzo e tirare su un concerto di grande fattura umana, morale, e che resterà nella storia. Ad aprirlo sono gli RSU, Dario Salvetti e Matteo Moretti. Questa è la tempesta che deve resistere ad agosto e riscaldare l'autunno. E poi il monologo di Massini, eccezionale nel toccare i punti chiave della campigianità. Mentre nasceva la pecora Dolly, nasceva la GKN, via in un racconto vissuto sull'importanza delle persone, di lavoratori licenziati con un click, di fabbriche chiuse con un tasto, CTRL-C, CTRL-V. A seguire Piero Pelù con la sua gigante, è un messaggio chiaro: facciamolo noi il fondo di investimento. E poi l'intervento del giornalista di La 7, Corrado Formigli, che via Zoom lancia un appello a FCA Stellantis: fate pressione a me e Rosa affinché si sieda al tavolo e guardi in faccia chi ha licenziato. E ancora Rosamunda, l'inno del corpo sciolto con dedica a Carlo Monni, emblema di campigianità, manifesto dedicato allo scomparso Enriquez e il saluto. Una serata da sogno che resterà nella storia di GKN, di Campi Bisenzio e di tutti quegli operai che sia in platea che nei vari gazebo lungo il perimetro hanno controllato, non sentendo neanche una canzone. L'organizzazione ha gestito al meglio la parte Covid, le strade sicure con le forze dell'ordine a presidiare, e ancora la sanità con la protezione civile e le associazioni impegnate per la sicurezza, e hanno salutato poi la platea spiegando le sirene. Quella di GKN è la lotta di tutti, quella delle persone che credono ancora nel lavoro, quello vero. È una cosa che abbiamo deciso di fare per GKN, ma non solo per GKN. Stasera qua accade qualcosa davanti ai cancelli di GKN, ma come se accadesse davanti ai cancelli di tutte le fabbriche e le aziende che si trovano nella stessa situazione di GKN, perché sono tante, troppe. E la cultura che aiuta a reagire. Vediamo. È stata musica, sono state parole importanti, poesia. E per noi questo è... si mescola la rabbia che proviamo e la fortifica, la rende ancora più nobile, ci aiuta ad andare avanti, ci aiuta a restituire al paese quello che stiamo provando. Quindi questa commissione tra arte,
classe, metalmeccanica e lotta per la dignità, in realtà credo che sia perfettamente riuscita. Abbiamo dato il nostro apporto con molto piacere e con forza, perché questo era un momento particolare per i lavoratori della GKN e noi siamo vicini assolutamente a loro, alle loro famiglie. Anche noi abbiamo dei lavoratori precari, siamo lavoratori dello spettacolo e non solo, c'è chi lavora nei campi, chi fa il ristoratore, chi fa il rifugiato nella nostra orchestra, quindi capiamo tutto quello che succede adesso in Italia, siamo vicini a tutti questi grandi lavoratori. Abbiamo visitato la fabbrica, abbiamo visto cosa vuol dire lavorare qui dentro, abbiamo visto che i lavoratori erano molto affezionati, conoscevano davvero tutti i piccoli dettagli della loro fabbrica, della loro seconda casa, e è stato abbastanza forte vedere che da un giorno all'altro li hanno rimandati a casa. Sì. Dunque io mi aspetto che si blocchi tutto qua. Siamo in una zona dove ci sono dei centri commerciali che stridono molto con la chiusura di questa fabbrica e anche della modalità con cui questa fabbrica verrà chiusa il 22 di settembre. Mi auguro che si blocchi tutto il traffico e succeda un casino molto positivo, naturalmente sempre nel rispetto delle regole, perché ci teniamo anche a dire che non neghiamo un'emergenza sanitaria, ma neghiamo i soprusi delle multinazionali. E ora andiamo alla festa regionale del PD a San Tommaso, nella provincia di Pistoia. Si è parlato di agricoltura, ma non solo. Rachele Campi. Agricoltura sostenibile è il nuovo piano di sviluppo rurale in Toscana. È il tema trattato a Lì dove il batte cuore, alla festa regionale dell'Unità a San Tommaso in provincia di Pistoia. Sul palco Stefania Saccardi, vicepresidente della regione toscana di Italia Viva. Saccardi parla anche dell'appoggio di Matteo Renzi alla candidatura di Enrico Letta per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio Siena Arezzo. Per quanto riguarda la riforma dello statuto, invece, se ne riparlerà a settembre. Italia Viva sosterrà lealmente Enrico Letta a Siena, ma insomma io ero convinta che saremmo arrivati a questa conclusione, perché c'è sempre stata la disponibilità a un dialogo, aspettavamo solo che questo dialogo fosse raccolto, questa disponibilità fosse raccolta. E ora andiamo a Moena per il ritiro della Fiorentina, c'è per noi Fabio Ferri. Buongiorno Fabio. Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti gli amici di Toscana TV. Siamo qua a Moena per il 13° giorno di ritiro della Fiorentina in Val di Fassa. Una giornata particolare quella di quest'oggi, perché la squadra si è allenata in mattinata come di consueto, come è successo praticamente per tutti i giorni del ritiro qua a Moena, ma si è allenata a porte chiuse. Dunque Italiano sta provando delle soluzioni tattiche che vuole nascondere, e forse vuole provare il mister anche la routine prepartita, perché oggi pomeriggio ci sarà l'amichevole contro il Levico Terme, formazione di Serie D, e magari appunto mister Italiano vuole cominciare a provare quella che poi sarà la routine anche della preparazione delle partite di campionato e gli impegni ufficiali più in generale. La giornata di oggi dunque sarà contraddistinta dall'amichevole contro il Levico Terme di oggi pomeriggio. Sale il livello di difficoltà rispetto ai precedenti impegni amichevoli, perché come abbiamo detto appunto il Levico Terme è formazione di Serie D. Prima però della partita oggi abbiamo ascoltato anche le parole in conferenza stampa di Cristiano Biraghi, un giocatore che ha avuto e che ha un rapporto particolare con i tifosi della Fiorentina, diciamo non un rapporto idilliaco, e proprio su questo aspetto andiamo ad ascoltare le parole di Cristiano Biraghi, che ci dice la sua sul rapporto a volte conflittuale con la piazza Viola. Io, prima di salutarvi, vi ricordo l'appuntamento di stasera alle 21:15, quando torneremo con Casa Moena per raccontarvi tutto il ritiro e in special modo la partita amichevole di oggi pomeriggio. Per tanti tifosi e per tanti di voi io sono il cane da bastonare, e questo non mi crea problemi. Preferisco essere io piuttosto che un altro compagno che magari soffre queste cose. Io ho 5 anni che sono qua e 5 anni che ogni anno sono messo in discussione. Ogni anno che arriva qualcuno che gioca il mio ruolo deve essere sempre quello che mi deve rubare il posto. Ma non è un problema, io queste cose non le soffro. Ci sono dei giorni che magari sono più nervoso, ma di certo non è per questo, è per altre cose.
Io so quello che sono, so chi sono e posso anche accettare chi non mi conosce che magari mi giudica. Però per me non è mai stato un problema, ripeto, se ci deve essere un cane da bastonare in mezzo alla squadra preferisco che sono io che non soffro queste cose piuttosto che qualche ragazzo, come è successo in passato, che è stato preso di mira e purtroppo le ha sofferte. Ricordo i vari Gerson, i vari Piazza, questi giocatori erano giocatori molto forti, con grandi capacità, con grandi qualità, che sono stati etichettati male dai tifosi e da voi che giustamente fate il vostro lavoro e normalmente giudicate in base alle vostre conoscenze, e questi giocatori hanno sofferto questa cosa e non hanno dimostrato quello che potevano dimostrare e che ti garantisco che a noi in allenamento ci hanno dimostrato. Quindi sai, c'è chi li soffre, chi no, per me non è un problema, io vado avanti per la mia strada, ho raggiunto negli anni un equilibrio. Questo equilibrio non mi fa andare alle stelle quando le cose vanno bene o quando parlano bene di me, e non mi fa demoralizzare quando le cose vanno un po' meno bene e si parla male di me. E ancora disagi sulle nostre strade, è stato riaperto nella notte il tratto della 1 dove c'è stato ieri un tir che ha preso fuoco, come vedete dalle immagini, naturalmente disagi per lunghe code, e stamani 10 km di coda sulla 11, c'è stato uno scontro, un ferito grave, e è stata chiusa anche la corsia, quindi ancora disagi sulle nostre strade. E ora i nuovi positivi al Covid sono 748 in Toscana, i tamponi molecolari e rapidi, come vedete dalla grafica, il tasso di positività al 5,53%. E a proposito di Covid, parliamo di vaccini. Il presidente Giani alla festa del PD a Fiesole, alle porte di Firenze, ha detto: non ce li abbiamo per vaccinare i turisti, ma vacciniamo i toscani. Vediamo. Noi no, non ce l'abbiamo i vaccini per vaccinare i turisti, noi vacciniamo i toscani. Io ritengo che onestamente, anche rispetto a quello che sono la comunicazione del numero di vaccini, in realtà spesso ce ne arrivano sempre un po' meno e quindi non sono un bene illimitato i vaccini. E oggi se uno si prenota sul portale passa settimane prima di poterci andare, anche perché c'è una grande corsa, ormai somministriamo 37.000-38.000 vaccini il giorno e conseguentemente è un bene prezioso il vaccino. Prima sistemiamo la situazione della Toscana perché abbiamo bisogno a settembre-ottobre di non avere il corso così rapido di contagiati che vivemmo l'anno scorso. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.